bivio enorme perché il Napoli avrebbe tanto di più, però guardiamo l'attualità. Un rimpianto enorme perché questa stagione fosse iniziata così come la stiamo vedendo adesso, con una squadra equilibrata, per nulla pirotecnica, una formazione strategica che sa quando attaccare, quando deve difendersi, chi deve, come deve giocare. Questo è l'equilibrio di squadra che purtroppo non c'è stato al 10 dicembre, quando davvero tutto era allo sbando e i calciatori chiedevano al direttore sportivo di potersi allenare di più, o addirittura si allenava a casa in preparatore atletico privato. Allora, senza voler gettare la croce addosso a nessuno, però dico e ribadisco: mannaggia, perché non è arrivato Gattuso all'inizio di questa stagione che si concluderà, speriamo, più tardi possibile, speriamo il 23 agosto. Ciao Andrea Falco, buonasera. Ciao Raffa, buonasera a te. Vado a ricocemente quelli che sono i numeri per partecipare alla nostra trasmissione: lo 081-636363 per le vostre telefonate, ma anche il 339-666-9990 per quello che riguarda i WhatsApp. Lì, a proposito di numeri, so che tu ne hai snocciolati un paio, no? Sul percorso recente, certo, del Napoli di Gattuso. Ti seguivo anche su Twitter e sono numeri che veramente parlano, raccontano di una grandissima e veramente sulla stessa falsariga delle primissime, no? Guarda, della Juve. Te ne voglio dare solo uno. Nelle ultime 18 partite, il Napoli ha perso una sola volta. Anzi, chiedo scusa, perdonami. Gattuso ha allenato il Napoli per 18 gare. Nelle prime 6, una era di Coppa Italia, nelle prime 6 ha perso 4 volte. Quindi vuol dire che ha preso un'attuazione davvero disastrosa. E qualcuno già gli imputava qualcosa, oppure già scagionava tra virgolette la gestione precedente, puntando il dito magari sui calciatori, no? Che poi sono, esatto, gli stessi che hanno vinto la Coppa Italia. Nelle successive 12 partite Gattuso ha perso solo una volta, quella gara sciagurata contro il Lecce, ce lo ricordiamo tutti quanti. E ricordiamo ancora oggi come il Napoli non era anche il Napoli di oggi, era ancora una squadra che in maniera un po' dissennata andava all'attacco e quindi subiva tanto. Però io ti dico una cosa, che nelle ultime 12 partite il Napoli ha vinto 9 volte e ha perso solo una volta. Allora, questo è un rendimento che va ascritto al merito di Gennaro Gattuso, ma anche perché, come lui ha segnato, l'organico del Napoli è di massima qualità, certamente meritevole di stare nelle prime quattro, se non addirittura, in una stagione così bizzarra per la Juventus, provare a lottare per lo scudetto. Come si fa a lottare per lo scudetto? Bisogna prendere pochi gol. E prima il Napoli, tu pensa che nelle prime due partite il Napoli tra Fiorentina e Juventus ha preso 7 gol in due partite. 7 gol. Mi sembrano un po' troppo. Consideri che nelle ultime 8 partite il Napoli di gol ne ha subiti solo 4, quindi mezzo gol a partita. Allora vuol dire che è arrivato un allenatore che ha risistemato il tutto, si è fatto comprare 2 calciatori per un solo ruolo a conferma di quanto fosse scoperto il Napoli a centro, e da quel momento in avanti abbiamo visto tutt'altra squadra, con un grande allenatore che è stato qui con il sospetto di tanti, soprattutto di quelli che erano ai piedi di Ancelotti a venerarlo per quello che aveva vinto altrove, piuttosto che guardare cosa sta succedendo qui. Eh sì, andiamo al telefono, credo che abbiamo già, sì, il nostro primo ospite di serata, perché non è stato facile il percorso dell'allenatore di Gattuso, Raffaele, non solo a Napoli come ricordavi tu con quell'inizio, ma in generale, no? Uno che ha fatto tanta gavetta, male tra Sion, Creta, e sono arrivato a Palermo, c'è chi ci ha creduto, però sì. Fabrizio Lucchesi, che l'ha portato al Pisa, dove ha avuto la sua prima grande esperienza vincendo anche un campionato. Ce l'abbiamo al telefono Fabrizio Lucchesi. Ciao direttore, grazie per essere con noi, buonasera. È stato un piacere rispondere al vostro invito. Come stai innanzitutto Fabrizio? Bene, bene, ora un po' di male di stagione, con la voce o l'aria condizionata, ma bene, sono in forma, sto
mi sono approfittato per rimettermi un po', un po' in forma, pronto per ripartire. No, Rino, guarda, ti sentivo parlare. Le parole che tu hai usato poco fa le metterei in cornice. Ah, che bello! Ma sì, perché hai fatto un'analisi senza sapere guarda, sei stato veramente geniale nell'intuire questo. Allora, quando te Gattuso a Pisa, sì, ci fu la stessa perplessità che c'è stata a Napoli, sì, quando è arrivato Napoli. Cioè, un allenatore non puoi. Allora, Ancelotti, non si può mica discutere Ancelotti, per l'amore di Dio, si sta parlando del più grande allenatore del mondo, ma ci sono dei momenti, ci sono delle situazioni. Un allenatore fa bene e lo stesso allenatore non va bene. Il Napoli aveva bisogno di quadrarsi, di trovare di ridarsi una sistemata, ma prendeva tre gol a partita, hai detto bene tu. Certo. È arrivato lui, l'ha sistemata, gli ha dato un po' d'ordine. Quando arrivò a Pisa fu uguale, stessa identica storia, veniva da 5 soneri, la gente appunto sotto il naso. Io, in modo molto provocatorio, dissi: guardate che Gattuso arriverà alla nazionale. Dissi io, ma lo dissi in modo forte, ma non è perché io sono un veggente. Semplicemente, no, tu capisci di calcio, Fabrizio, la tua storia parla per te. Allora, guarda, tu lo stai imparando ancora adesso, Gattuso. Sì. Gattuso, dire che Gattuso è un grande motivatore è la più grande bischerata che si può dire. Quando uno tu gli dici quello è un grande motivatore, sai che cos'è? È un allenatore scarso che dice forza dai, andiamo a fare è un guerra. Po' come dire che una ragazza è simpatica, direttore. Bravissimo, bravissimo, hai fatto un paragone perfetto, alla grande, è una bischerata. Gattuso è senza dubbio un caratteriale che sicuramente ti chiede tanto ai giocatori e i giocatori si votano per lui, ma Gattuso prepara le partite con una metodicità, non tralasciando nulla al caso, curando anche troppo all'iniziazione sull'atteggiamento tattico della squadra a cui si contrappone, anche troppo all'inizio. Si è formato uno staff d'eccellenza, perché a partire da Riccio, che è un campione, esatto, ha tutti i collaboratori, ma sono tutti soldati di Gattuso, sono tutti soldati, perché poi alla fine tutti hanno uno spazio, ma sono tutti soldati, e lui riesce a prendere l'anima dei giocatori. Poi, è chiaro, ci vogliono giocatori, perché tu la Sarosanta, io, guarda, le tue parole le metterei in cornice. Ci vogliono giocatori, le partite le vincono i giocatori, non le vince l'allenatore o il direttore, le vincono i giocatori. Però per prendere il meglio, Rino, quando si dice è solo un motivatore, è una grande bischerata. Pertanto credo che, avendo un'età ancora, perché ha 42 anni, l'allenatore ha tanto da dare. Poi tanto gli allenatori quando vincono sono bravi e quando perdono bisogna cambiarli, c'è poco da fare. È proprio così, Fabrizio. Ma adesso, vedendo Gattuso nel Napoli, che ormai si è integrato, la squadra pende dalle sue labbra, De Laurentiis ha capito di aver fatto un altro colpo di genio, perché dopo Sarri adesso si ritrova un grande allenatore a cui vuole addirittura mettere una clausola ma io lo comprendo, di qui a qualche anno davvero Gattuso può diventare come il Ciolo Simeone. Quindi tu come lo vedi Gattuso nei miei anni a Napoli, oltre ad aver vinto già una Coppa Italia qui, pronti via. Bravo. L'ha indovinata De Laurentiis, l'ha indovinata stavolta. Anzi, l'ha indovinata stavolta. No, adesso bisogna però che faccia la squadra, perché arrivato a un certo punto, questa è una buona squadra, senza dubbio. Poi una squadra ora adesso lui la sta sistemando sulle sue caratteristiche, lui concede poco all'avversario, vedi, si chiude, poi aspetta, riparte, insomma. La squadra adesso la deve modellare sulle sue credenze tattiche. Però gli ci vogliono 3-4 giocatori un po' per fare tante qualità, perché guarda che colmare quel gap con la Juventus, se vuoi prendere il paragone della prima classifica, non è facile. Cioè, Juventus in una partita la batte, in due partite la pareggi, ma in un campionato di 32 partite vince chi è più forte. Stai attento, sì. Nella partita, ecco, vince il migliore, stai attento. Nella partita vince il migliore, cioè il Napoli è stato migliore della Juve, perché da partita a Gattuso in poi sono stati i migliori gli interpreti in campo, ma durante un periodo di solito vince più forte, e più forte ci vogliono i giocatori.
Da questo punto di vista, direttore, visto che siamo d'accordo, no? si deve fare qualcosa per rafforzare questa squadra, ma data la solidità che ha trovato Gattuso, di cui lei parlava, secondo me, proprio replicando il modello della Juve degli ultimi anni, lì dove puoi andare a incidere sul mercato è davanti, dal mio punto di vista. Benissimo Insigne, però insieme a lui qualche giocatore che prendi bene in qualche occasione, sai certo che crea squilibrio e che le occasioni non le sbaglia. Sono d'accordo anche con te, oggi sono d'accordo con te. Sei buono oggi, dai. Oggi sono d'accordo con te, ma perché tu hai ragione? Perché sì, va bene prendere poi gol, poi i gol vanno fatti. Siccome Napoli ha 3-4 occasioni a partita, perché concedendo poco, di conseguenza hai 3-4 occasioni, non ne hai 20, quindi bisogna buttarla dentro. E quindi sicuramente avere un ruolo da attenzionare, ci vuole un campione. Ora il Napoli non ha bisogno di buoni giocatori, cioè Napoli ha già ottimi giocatori, qualche campione, qualche buon giocatore. Oggi il Napoli per migliorarsi ha bisogno di giocatori importanti. Sì, per chiudere, Fabrizio, questo campionato lo vedi così tanto in bilico? Cioè lassù davvero può vincere chiunque, secondo te, tra quelle che sono in lotta? No, io sono convinto che la Juve, se risistema un attimino, ripartire per le grandi squadre è sempre più complesso, le motivazioni, i giocatori che sono di 10 continenti, di 5 continenti, e ripartire è sempre complesso per le grandi squadre. Quindi è stato bravo a farsi trovare pronto, ma io credo che la Juve alla fine questo campionato lo vince, perché è la squadra più attrezzata per vincere questo campionato. Io sono di questo avviso. Si fa per complicarsi la vita, però penso alla fine lo vinceranno lo stesso. Ma tu hai avuto modo di complimentarti con Gattuso? Ho mandato un messaggio, ho mandato un messaggio, in sintesi, ho detto guarda, ho detto sei stato bravo, hai preparata, io ti ho detto più o meno queste parole, l'hai preparata e l'hai sviluppata come l'avevi preparata. Cioè io ci ho visto proprio, sì, e lo conosco il suo modo di pensare. Perché se te vedi la partita, la prima mezz'ora ero lì a vedere la partita, ho detto guarda, sto figlio di buona donna si è messo lì, aspetta un attimino, non è che si chiude in aria, lui non ti fa proprio accostare, no, all'area di rigore, non ci arrivi, c'è 20 giocatori, 20 metri, non ci passi, atteggiamento tattico, non sbagliano nulla, e te batti la testa al muro, però la prima occasione ti fa male. E il Napoli ha avuto l'occasione, poi 2-3 occasioni anche per far male. E quindi ho detto guarda, e infatti ci ho scritto questo messaggio, l'hai preparata e sviluppata come l'avevi preparata, sei stato bravo, gli ho detto. Lui mi ha ringraziato, ci siamo messaggiati all'indomani. Certo. Bene, io penso che voglia salutarti indirettamente l'avvocato Piero Baffa, lo conosci Fabrizio? Oh mamma mia, sei stato. Ma dov'è Piero? Devi sapere che la nostra trasmissione è molto ascoltata dagli addetti ai lavori, quindi è molto bene che lui ti stia ascoltando adesso, perché so che avete lavorato insieme. Sì, è stato anche lui al Pisa con me e addirittura... sì, lui no, si è arrivato lo stesso anno o l'anno prima, non mi ricordo. Sì, siamo stati 2 o 3 anni insieme. Ma un ottimo rapporto, è bravo Piero Baffa. Bravissimo, sia come persona che come professore. Senza dubbio, ed è un'altra pedina fondamentale di Gattuso, perché anche lui un tassello, lui appare poco, però mette sempre il punto. È uno di quelli che Gattuso è uno dei soldati, li chiamo io, di Gattuso. Sì. Ma tutta gente super fidata e super preparata. Io non ce la faccio a vederti fuori dal calcio, quello che conta. E devo trovare l'occasione giusta. Pensavo di averla trovata a Palermo, ti dico la verità. Hai ragione. Ho preso la più brutta fregatura della mia vita. Però non ho avuto tanta fortuna in altre cose, in tante altre volte. Ora qualche cosa mi è capitato, ti dico la verità, però sto aspettando, sperando di beccare la soluzione bella, dai. Va bene, intanto t'abbraccio, ovviamente spero di ritrovarti presto da qualche parte, Fabrizio. Ciao, sempre un piacere, grazie. Grazie a te, grazie ciao, al ciao. Direttore Fabrizio Lucchesi. Ricordiamo i numeri di telefono per entrare in contatto con noi, Andrea. Ma assolutamente sì, Raffaele, 081-636-363 per il nostro filo diretto per le vostre telefonate e 339-6690 invece per i WhatsApp scritti e vocali. Sì. Dobbiamo fermarci per qualche istante e poi oggi filiamo, che veramente abbiamo degli ospiti molto importanti. Vuoi aggiungere qualcosa?
No, ho tanti messaggi vocali, ma li sentiamo dopo. Si gonfia la rete. Si gonfia la rete. Allora 081 636363 il nostro numero di telefono, 339 666 9990, per i vostri messaggi, sia quelli scritti sia quelli vocali. A proposito di calcio che conta e di personaggi che non vedo l'ora tornino in pista ad alto livello, voglio salutare Cesare Prandelli. Ciao mister, buonasera. Buonasera mister. Ciao Raffaele, buonasera a tutti. Innanzitutto, grazie. Stai bene? Tutto bene, grazie. Sì, tutto bene, tutto bene. Come ti sembra questo calcio post-Covid, Cesare? Ci dobbiamo abituare a questo nuovo calcio, però il calcio è magico nel momento che l'arbitro fischia. È vero. Cominciamo a sognare, cominciamo a togliere tutti i nostri pensieri, problemi, e cerchiamo di vivere 90 minuti pensando che non sia successo nulla. Invece, personalmente lo vivo così. Invece è successo tanto, è successo anche nel Napoli tantissimo, perché sembrava incredibile che potesse accadere. Invece il 10 dicembre Aurelio De Laurentiis ha esonerato Carlo Ancelotti per prendere chi? Non Cesare Prandelli, quintore consacrato che è magari è stato anche contattato negli anni addietro dal Napoli, ma Rino Gattuso, che era senza squadra pur sapendo la bontà dell'uomo e del tecnico. Sinceramente Cesare, te lo aspettavi che lui, venendo in una situazione disastrosa, perché lo spogliatoio del Napoli era davvero diviso in mille pezzi, una situazione disastrosa, riuscisse a rimettere il puzzle, a trovare la combinazione giusta e a portare addirittura il Napoli a vincere Italia? Ha fatto un grande risultato, probabilmente inatteso per tutti. Diciamo che ho sempre tifato perché ho sempre considerato un uomo che va al di là dell'aspetto professionale. Lui ha sempre, anche nelle conferenze stampa, anche dopo gara, ha sempre cercato di essere se stesso, e questa è una grandissima qualità. L'aspetto umano deve tornare a primeggiare, e lui ha capito probabilmente che toccando questo tasto avrebbe ricompattato l'ambiente, avrebbe ricompattato la squadra e ha dato nuove motivazioni. Quindi sono veramente molto contento, perché lo stimo tantissimo. Poi è chiaro che c'è anche l'aspetto tattico, perché poi è una partita e le squadre devono stire i 90 minuti in un certo modo, e lui ha, strada facendo, modificato anche certi concetti di squadra. È stato straordinario, perché non ha voluto in certe partite, come abbiamo visto anche nella finale, giocare a viso aperto. Ha cercato di sfruttare le proprie caratteristiche e ha meritato la vittoria. Cesare, saper cambiare non è sintomo di debolezza, ma di grande intelligenza. Di grande intelligenza. Secondo me non ha seguito le mode, molti in questo momento seguono le mode, perché forse gli opinionisti condizionano molto, diciamo, anche il fatto di proporre la squadra in un certo modo. Lui invece è una persona, è un allenatore, ha fatto calciatore a grandissimi livelli, sa che può giocare a viso aperto quando hai tante armi, quando invece hai delle possibilità le devi sfruttare. Lui ha valorizzato i singoli giocatori e ha dato un gioco alla squadra. Poi sì, mister, da profano che prova umilmente a parlare di calcio a Cesare Prandelli, credo anche che Gattuso sia stato molto bravo nel, almeno in alcune fasi, no, del gioco, soprattutto quando la squadra ha la palla, farle fare quello che era abituato a fare prima di Ancelotti, ossia palleggiare da dietro, ossia essere predisposta con questo 4-3-3. Per qualcuno, magari qualcuno potrebbe dire sono solo, per esempio Mertens ha ribadito, no, l'importanza per questo gruppo di schierarsi con quel modulo, e quindi non è una squadra che poi si chiude e basta, è una squadra che ha anche delle idee quando è in possesso di palla, ma che sa ben distinguere le due fasi. Assolutamente sì, sono perfettamente d'accordo, non ha la snaturato, ovviamente il lavoro di Carlo c'era ed è rimasto. Chiaro che poi ogni allenatore cerca di
di mettere del suo, e quello che ha messo secondo me Rino è stato questo, che ha tolto tutte le responsabilità, si è assunto la responsabilità di una nuova gestione, e la nuova gestione ha funzionato, quindi ha responsabilizzato i giocatori, ha cercato di trasmettere che non puoi sempre comunque pensare di giocare a viso aperto contro tutte le squadre, devi essere in grado anche in certi momenti di chiudere tutti gli spazi, ma poi quando parti devi una grande determinazione, e Napoli in questo momento è stato veramente bravo a recepire questi concetti. È proprio così. Parliamo anche un attimo di nazionale, Cesare. Come ti sembra questa Italia dei giovani guidata da Roberto Mancini, che forse nella sfortuna ha trovato anche un lato positivo, quello dello slittamento di un anno degli europei, perché così potrà amalgamare ancora di più il gruppo? Sì, è chiaro che avremmo voluto vedere la nostra nazionale, perché questi ragazzi hanno velocizzato la loro maturazione, perché è un gruppo di giocatori veramente molto motivati. All'inizio, su certe scelte, Roberto sembrava che volesse provocare, invece no, è stato lungimirante, ha capito che doveva puntare soprattutto su questi giovani di valore. Sono usciti, hanno molte qualità. Un anno in più di esperienza potrebbe magari servire per cercare di essere ancora più convinto e consapevole dei propri mezzi. È una nazionale molto interessante, possiamo dire che ha grandi margini di miglioramento, perché l'età media si è abbassata molto, ma quello che vedo e che noto è che tutte le volte che sono in nazionale mi sembra ci sia un gruppo molto coeso, molto convinto di quello che vogliono fare. Quando parlo degli Eurocalcio, probabilmente è una ferita aperta, no? Perché tu sei stato quello più vicino da ritornare a vincere gli europei, che l'Italia ha vinto solo nel 68. Quanti rimpianti hai per quella finale del 2012? Ma rimpianti, ho detto da dopo gara subito, il nostro grande problema è stato che non avevamo programmato la finale, quindi ci siamo dovuti adattare a tutte queste trasferte, e chiaramente la Spagna, con lo metro, era una squadra veramente molto forte, ha avuto due giorni in più di recupero, noi non abbiamo potuto recuperare i giocatori, e quindi nessun rimpianto, perché poi alla fine devi anche accettare la superiorità di una squadra. Certo. Sì. Prima mi ha incuriosito Raffaele quando ha fatto riferimento ai contatti che tutti sappiamo, no? Sì. Il mister Prandelli ha avuto con De Laurentiis. Possiamo quantificare quante volte, mister, c'è stata la possibilità che lei divenisse allenatore del Napoli? O quando ci sei stato più vicino, magari? No, diciamo che è chiaro che nel momento che ti chiama un presidente, come un presidente di una squadra importante come Napoli, le tue riflessioni le fai, ma io avevo in quel momento dato la parola al presidente federale Abete che avrei rinnovato il contratto, sì, con la nazionale, e quindi non mi sono sentito di rimangiarmi tutto, anche perché c'era un progetto preciso, c'erano delle persone per bene, era un gruppo di persone che abbiamo condiviso anche determinati valori, che non erano solo valori puramente tecnici, ma anche valori umani, e quindi con molto dispiacere ho dovuto rinunciare, con molto dispiacere. Napoli in quel momento era una squadra che si capiva che stava organizzando per un futuro importante, e quindi questo è stato, insomma. Va bene, tanto prima o poi capiterà un'altra ottima occasione per Cesare Prandelli, che ha un curriculum, correrlo per capire la qualità dell'allenatore, oltre che del calciatore, che ha vinto Coppa dei Campioni, Coppa delle Coppe, Supercoppa UEFA, quindi stiamo parlando. La fortuna di arrivare tu giusto, al posto giusto, con l'aiuto di grandi campioni. Questo è vero, questo quindi è vero. Curatore normale come me, me la sono cavata, insomma. Con l'umiltà si fa tanta strada nella vita, Cesare, tu lo sai, quindi per questa ragione
Sono convinto il tuo percorso ricomincerà anche tra non molto. Tanto ti ringrazio, ti auguro buona serata. Grazie come sempre a voi, grandissimi. Grazie, un abbraccio al grande Cesare Prali, che io sinceramente avrei voluto vedere la panchina del Napoli. Cronologicamente mi Raffaele Grido rinnova un tratto con la nazionale, immagino sia post Benitez, no? Sì, si va a collocare Benitez, lì come credo che esatto. Sì, quando De Laurentiis ha scelto Sarri, prima di Sarri aveva contattato Emery, Mihailovic, Montella e Prandelli, tutti e quattro. Poi non trovando nessuno di loro, tutti, non perché non volessero venire a Napoli, Mihailovic è stato De Laurentiis che dopo aver trovato l'accordo ha preferito non dargli la panchina, ma con gli altri avevano altri impegni, per questa ragione alla fine scelse Sarri. Cioè, già Raffaele, visto che esatto, andiamo un po' a parlare con i nostri ascoltatori, mi dicono Enzo, però Enzo, sì, Enzo. Giusto? Buonasera. Sì, sì. Buonasera e complimenti Raffaele. Grazie Enzo, grazie. Telefono spesso, qualche polemica l'abbiamo avuto, però io volevo una tua riflessione su Ancelotti, per la verità. Perché Ancelotti, al di là dei risultati che possono anche venire meno, perché il calcio è quello, è la bellezza del calcio, ma quello che mi ha deluso a me e pensa parecchi di cose del Napoli è stato il comportamento. Che non si può, specialmente quando riguarda l'ammutinamento, chiamiamolo così, quindi con la sua esperienza, con la sua non arriva a quello, secondo me è stato superficiale, non lo so, io ti posso far poi andare a ridire da solo, è stato surreale. Surreale, ma non poteva diversamente, perché altrimenti De Laurentiis avrebbe licenziato in certo. Scusami, con il carattere mio Tuso ci saremmo fatti licenziare e ce ne saremmo andati. No, ma io voglio dire un'altra cosa, lui avrebbe potuto chiamare al presidente e dire qua la scende, che faccio io, vado da solo, faccio una battuta che io faccio con i miei amici, ha fatto come fece mio padre e mio padre quando si sposarono, per mancanza di fondo al viaggio di nostro andò solo mio padre. Non è possibile. Vabbè, comunque il passato, Ancelotti. La tua riflessione completa su questo fatto. Ma guarda, la mia riflessione adesso te la rifaccio, ma è sempre la stessa. Senza entrare nel dettaglio di quello che è stato l'allenatore Ancelotti, perché come facciamo a criticare uno che ha vinto praticamente tutto sulla panchina, sulle varie panchine dove si è seduto? Però l'allenatore va valutato per quello che fa in quel momento con una squadra. Se io avessi detto Ancelotti è stato sempre un allenatore scarso, allora ovviamente mi avreste dovuto prendere a pernacchie. Ma se io vi dico guardate che Ancelotti in questo Napoli non ci azzecca niente e soprattutto non sta dando al Napoli quello che serve al Napoli, vuol dire che io ci avevo visto giusto. E soprattutto il mio senso oggettivo va oltre l'innamoramento che certi personaggi hanno quando qualcuno, qualche big viene a Napoli. Lo stesso accadde pure con Benitez, sembrava che fosse arrivato il padre eterno da queste parti, no? Solo perché era Benitez, quindi diventa inattaccabile. Ma questo lo possono fare i tifosi, quelli del che stanno al bar la mattina e prendono il caffè. Chi fa la mia professione, è molto grave che poi si lasci andare a queste considerazioni. Andiamo da un altro radioascoltatore, Andrea. Esatto, Manuel. Ciao Manuel, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao Raffaele. Ciao Manuel, buonasera. Senti, ma inizio con ti faccio una bella risata. Devo fare dei lavori a casa. Tenessi un muratore però economico. Muratore economico, ma perché mi stai facendo? Io l'ho capita, io l'ho capita. Perché capito. Vabbè, lasciamo perdere. L'Atalanta ha acquistato un giocatore della Juve che si chiama Muratore, sconosciuto e più, e l'ha pagato a bilancio 8 milioni di euro. Questo non lo fanno solo l'Atalanta e la Juventus, ve lo voglio dire, lo fanno tante società. Quindi Vinicius Moraes, per esempio, esatto, è passato anche per Napoli, no? Poi è convinto con me che rimanendo questa squadra, magari andando via uno o due, però rimanendo questa squadra, questa rosa, con un 9 nulla toglierà mille, con un 9 però formato, un bomber, noi già
possiamo ritornare, perché quello stiamo facendo a lottare per lo scudetto già dall'anno prossimo. Dubbio. Io sono di questa, sono di questo avviso, Manuel. Ma a Napoli è stato bello vedere Gulam e Insigne ieri su quella faccia. Capito? Bellissimo. Bellissimo. Io sono dell'avviso che prima o poi, insomma, il Napoli riuscirà a prendere quell'attaccante che ha continuità, anche se adesso con Mertens e Petagna tu puoi prendere un giovane di belle speranze, di grandi ambizioni come Osimhen. Non puoi prendere, cioè, se prendi Immobile non puoi tenere più Mertens e Petagna insieme, invece se prendi un giovane li puoi integrare tutti e tre. Ma al Napoli oggi manca quello, perché il Napoli, non segnando tanti gol, Gattuso lo ha capito e quindi ha lavorato sulla squadra per la fase difensiva, così da impedirgli di prendere gol. Così ti basta tante volte il golletto per andare a vincere la partita, oppure uno 0-0 per andare a vincerla ai calci di rigore. Quindi perciò, se il Napoli riuscirà a prendere uno come Immobile, allora l'anno prossimo, non è che lo dico io, ma lo diranno i fatti, il Napoli partirà per vincere lo scudetto. Dobbiamo fermarci, Andrea. Assolutamente sì, torniamo da tra pochissimo e parliamo di, facciamo un off topic, come si dice in gergo, cioè ci allontaniamo un attimo dall'attualità e parliamo un po' di James Rodriguez e poi scoprirete perché, tra poco. Vai. Si gonfia la rete. Si gonfia la rete. Come anticipato in precedenza, Andrea, parliamo di James Rodriguez. Perché? Che cosa ha detto ieri, Andrea? È tornato a parlare, quindi ha fatto dei riferimenti, esatto, molto utili. Ha parlato a Radio Caracol, che è un po' il suo media di riferimento, per lui e la famiglia in Colombia, e ha detto questo: pensavo che l'operazione con l'Atletico Madrid, quindi non con il Napoli, con l'Atletico Madrid si sarebbe chiusa. Il Real Madrid non mi ha permesso di andare nel club in cui volevo, ossia l'Atletico Madrid. Volevano che andassi in un'altra squadra, perché c'era anche un'offerta dall'Italia, evidentemente quella del Napoli, Raffaele, ma non mi convinceva perché non ritenevo che fosse abbastanza buona. Queste sono le parole di ieri del talento colombiano. Allora, prima di andare al telefono, perché l'ospite ce l'abbiamo già ed è molto importante, voglio leggere qualche dichiarazione dell'epoca, anche mie. Auriemma rivela, due punti virgolette: James non ha mai aperto al Napoli, non voleva trasferirsi ancora in prestito. Ancora Auriemma, due punti virgolette: l'Atletico Madrid sta provando l'accelerata per prendere sia James Rodriguez che Joao Felix. 12 giugno. Poi leggo altre dichiarazioni. Virgolette: cattiva informazione, James sarà del Napoli. Atletico una manovra, affare definitivo in caso di sconto. Questa è dell'8 luglio, questa dichiarazione. Poi James Rodriguez ha in testa solo il Napoli, con Vinicius si faranno bei quattrini, eccetera eccetera. Quindi mi pare che quando noi da questo microfono dicevamo quelle cose, oggi ci accorgiamo che era la verità, cioè che James Rodriguez qualcuno se lo sognava che venisse qua, ma mi sta pure bene. Però se tu pretendi di dire che quello, James Rodriguez sta per venire a Napoli, e devi attaccare chi dice che non sta per venire a Napoli, allora entriamo in un altro mondo. Andrea, dai, abbiamo l'ospite al telefono, salutiamolo. Andiamo a presentarlo perché al telefono con noi c'è il patrigno di James Rodriguez. James ha una storia familiare un po' particolare, diciamo che la persona con cui parliamo noi è stata la figura paterna sostanzialmente della sua crescita, il signor Juan Carlos Restrepo. Muy buenas tardes y muchas gracias para estar con nosotros. Muy buenas tardes, señor Restrepo. Para tu mese de trabajo y tus escuchas. Lo sentiamo un po' male, speriamo che poi quando andremo a fargli le domande poi le sue risposte possano essere comprensibili. Allora, noi siamo contenti di parlare con signor
Restrepo. Perché ieri Ames ha spiegato un po' come sono andate le cose l'estate scorsa. Possiamo in definitiva dire che se c'è una squadra a cui Ames è stato veramente vicino l'anno scorso era l'Atletico Madrid più che il Napoli? Señor Restrepo, nos complace mucho poder hablar un poco con usted también, porque ayer James explicó un poco cómo fueron las cosas el verano pasado. Podemos decir en última instancia que si hay un equipo con el que James estuvo realmente cerca el año pasado, fue el Atlético de Madrid más que Napoli. También por el hecho que a él le gustaba más la idea de quedarse en su casa en la ciudad de Madrid. Pues mira, el día de ayer James confirmó lo que tú estás informando. No significa que no hubiesen existido acercamientos con diferentes clubes de Europa, que tuvieron a bien considerar el nombre de James. Por decisiones humanas, él se siente muy cómodo en España, pero nunca se cerraron puertas de otros países, ni se han cerrado puertas de otros países. El tema en estas circunstancias es un tema de posición empresarial y de decisiones empresariales desde el Madrid y desde el equipo de trabajo de James se analizará la mejor opción y la mejor oferta para bien deportivo y para bien económico de James Rodríguez. Sí, vamos a traducir un segundo y te... Yo no lo he capito si, tutto, puedes, Andrea. Acercarte un poco al teléfono un poco más porque no te escuchamos muy bien. Acércate al móvil, allora, por favor, señor Restrepo. Ci ha detto sostanzialmente quello che tu mi chiedi, Raffaele, è quello che ha già confermato James ieri, detto questo. Ciò non significa che non ci sono stati accostamenti, che non ci sono stati interessi e tentativi da parte anche di altri club. Diciamo che la sua scelta era molto personale per il fatto che si trova molto bene in Spagna e non era convinto dell'idea di cambiare paese. Poi per quanto riguarda il futuro, anzi per il passato, c'è comunque da parlare anche di un discorso del Real Madrid, no? Di un discorso imprenditoriale del club, di quello che preferiva il club. Per il futuro ovviamente deve arrivare una soluzione che possa soddisfare tutte le parti sul piano strettamente umano, quindi della scelta di vita, scelta personale, sul piano sportivo del progetto e sul piano ovviamente economico. James ha detto anche che Real Madrid non l'ha lasciato andare dove avrebbe voluto. Possiamo dire che se non ci fosse stata quell'amichevole in cui l'Atletico travolse il Real, quando finì 5-1 quella partita, Andrea, non sai che non mi ricordo? Sì, 5-6-1, adesso 5-6-1. Non mi ricordo precisamente, ma fu un'umiliazione, sì. Oggi forse James giocherebbe con i Colchoneros. James dijo que el Real no lo dejó salir hasta el equipo que él prefería. ¿Podemos decir que tal vez sin el resultado de aquel amistoso entre Real y Atlético, tal vez hoy James sería un jugador de Atlético? ¿Qué piensas? Posible que hubiera finiquitado alguna negociación en torno a esa posibilidad. La verdad es que son detalles y pormenores que los maneja estrictamente James con su grupo de trabajo deportivo, en el cual quien lidera estas actividades es el
el señor Jorge Méndez. Seguramente hubo acercamientos de brenos que los hubo, y me imagino que Madrid priorizó tanto sus posibilidades de triunfos en Europa y las posibilidades de James como aportante de esa plantilla. Finalmente, pues, Madrid optó por no permitir la transacción, como lo confirmó James, pero esperemos que en el futuro se puedan tomar decisiones en las cuales la directiva de Madrid esté a gusto y que James de igual forma esté complacido en ello. Sí. Ovviamente ci dice che sono dettagli delle operazioni che James cura poi con il suo agente Jorge Mendes e con insomma tutto il suo staff, non vuole entrare troppo nel merito. Sicuramente c'era una trattativa tra Real Madrid e Atletico Madrid, può essere che quell'episodio abbia influito, poi alla fine è stata presa una decisione da parte del Real di trattenerlo ufficialmente, perché il Real, che vuole trionfare in Spagna e nel mondo, considerava ancora James un giocatore importante per la sua rosa. Ricordiamo, Raffaele, sì, in quel periodo aveva anche tanti infortuni il Madrid, no? Io però voglio insistere sulle parole di James Rodriguez, perché lui ha detto che l'offerta che gli è arrivata dall'Italia era di un club che non gli gustava molto, anche se si tratta di un club che era allenato da Ancelotti, che lo voleva perché lo aveva, sì, anche avuto, sì. Perché questa offerta non la tenne in considerazione James? De todos modos, James dijo la propuesta que tuvo desde Italia no le gustaba mucho, aunque acá iba a ser entrenado por Ancelotti. ¿Sabes, señor Restrepo, por qué esta propuesta no lo tenía mucho convencido? No, digamos, o sea, lo que yo percibo no es que la propuesta no le haya sido llamativa a James, máximo que estaba el Mr. Ancelotti, y para nadie en el fútbol es un secreto de la estima cualitativa y cuantitativa que tiene el señor Ancelotti, el talento y la virtud de James y del aporte que él podría hacer al equipo de Nápoles, una gran institución por demás. El tema es, como desde mi perspectiva como padre adoptivo de James, y es un tema de poner de acuerdo muchas partes. Hay que poner de acuerdo la institucionalidad del Real Madrid, hay que poner de acuerdo el criterio humano de James, y considerando la institución de Nápoles, es una institución muy muy importante, yo pensaría que en un momento determinado en su sentimiento por la comodidad de su hija y de su entorno, podría haberse decantado por la posibilidad de Madrid, pero creo estar completamente convencido de que él no descartó la posibilidad de Nápoles, porque es una gran institución y la cercanía que tenía con, o que tiene con el señor Ancelotti, pues la hace aún más llamativa. Esperamos que desde mi entorno, pues desde mi eco personal, esperamos que a futuro estas propuestas puedan concretarse de la mejor manera posible, sea de la institución que sea, más que menos de un prestigio como institución de Nápoles, que en un momento determinado se puede volver a interesar en muchas cosas de Nápoles.
Ah, va bene questo chiarimento che ci fa. Dice: io non credo che Ames avesse alcun tipo di chiusura nei confronti del Napoli, che è una squadra importante, è un club molto importante che ha grandi prospettive. Tutti sappiamo poi la stima e il legame reciproco, umano e professionale che c'è con Ancelotti. Non è quello il punto. Secondo lui, da padre adottivo di James, il punto è che per far trasferire un ragazzo come James c'è bisogno di mettere d'accordo molte parti, e quindi accordo di la società, accordi economici con il calciatore e anche un accordo da un punto di vista umano. Lui crede che sia questo il punto, che per la questione di sua figlia, sappiamo che lui è divorziato, insomma, restare in Spagna secondo lui era la possibilità migliore, e soprattutto se poteva farlo a Madrid. Quindi appena lui ha saputo che c'era l'Atletico Madrid ha considerato questa come la possibilità migliore. Non chiude però al futuro, dice sia quel che sia il club del futuro, speriamo che tutti i pezzi possano, del puzzle possano riunirsi, no, in futuro. E che se può essere un club importante come il Napoli, assolutamente ben venga per il futuro di James Rodriguez. Sì, andiamo velocemente, Andrea, magari con un paio di domande rapide da parte tua. Sì, sì, abbiamo parlato anche un po' già un po' del tema, insisto però su quello che ne pensa del Napoli, anche perché c'è David Ospina che gioca qui. E magari qualche volta James comunque lo guarda il Napoli, no? In Napoli hai altro idolo colombiano, signor Restrepo, come David Ospina. Creemos che James lo sigue, no? E che El Toromos non tiene nada contro Napoli come dijiste, corretto? Solo fu un tema futbolistico e personale, immaginamos. Sì, hai un referente di mucho tiempo la selección, un inamovible en el arco de la selección Colombia, que es David. Además hubo en su momento una cercanía familiar con David, y imagino y entiendo que ahí sigue existiendo ahora la cercanía profesional y la cercanía deportiva y la cercanía humana con David, a quien considero una excelente persona, un ser humano nobles y altruistas sentimientos y un gran profesional. Ese vínculo siempre existió, existe y existirá entre James y David. Creo que James nunca tendría sino gratitud con la institución de Nápoles por haber fijado en él en su momento. Y me imagino que desde su entorno que coordina el señor Méndez fueron muy halagados por esta posibilidad de ir a Nápoles. En lo personal sé que James no es una persona que haya desestimado alguna posibilidad de ir a Nápoles, sino que los temas humanos desde el punto de vista de su familia, de su entorno y de sus desarrollos profesionales en ese momento no estaban vinculados al Madrid, y tener un acuerdo entre todas las partes era un poco complejo. Entonces pues por eso sucedió. Sì, solo un secondo parola dello Sir, ci dice, ribadisce che Ames non ha nulla contro il Napoli, anzi non può avere altro che stima e rispetto per un club che l'ha cercato e che è ammirevole assolutamente come il Napoli. Per quanto riguarda Ospina ci conferma che hanno un grande rapporto professionale e umano per il fatto di anche giocare insieme in nazionale della Colombia, che soltanto se non è arrivato al Napoli è stato perché ci sono molti fattori che dovevano coincidere e fondamentalmente non hanno coinciso, ma nessuna chiusura di base. Facciamo un'ultimissima, carissimo Raffaele, perché so che lui fa anche un po' l'agente, no? E ha un giocatore segue molto un interessante, ottimo calciatore, un centrocampista in Colombia che vorrebbe portare in Europa, chissà, magari proprio al Napoli. Chiediamo di dirci qualcosa. Un'ultima pregunta muy rapida, signor Restrepo. Sabemos que eres también un representante de futbolistas, ¿no? Y tienes ese pibe colombiano muy interesante que se llama Sebastián Felipe Guzmán. ¿Te gustaría llevarlo aquí y que sea él, ojalá, el próximo colombiano del Napoli? Cuéntanos un poco quién es ese chico.
se a Chicharito Guzmán es un futbolista colombiano que hoy en día ha despertado los mejores elogios de la prensa y de la crónica especializada, con mucho acercamiento por parte de scouting y empresarios del fútbol. Es un volante central o un medio centro con una técnica muy depurada, que se sale un poco de los perfiles del fútbol colombiano, pues su genotipo y su biotipo son bastante apreciables. Es un jugador que a su técnica le suma una envergadura física de 1.86 metros, y su inteligencia y velocidad mental le hacen una de las joyas más preciadas que tiene hoy en día el fútbol colombiano, y la joya más importante que tiene el Once Caldas en Colombia. Nosotros tenemos la fortuna de haberlo formado y forjado bajo la misma óptica de proceso y de vida de James Rodríguez, y pues eso nos da la certeza de que sería una... Vai che siamo in ritardo, vai Andrea, vai. Nel viejo continente. Bueno, verlos en Napoli. Muchas gracias, señor Restrepo, para estar con nosotros. Un abrazo grande. Y suerte para Sebastián Felipe. Un abrazo grande. Suerte. Sí, Sebastián Felipe. Próximamente estaremos por allá, por Italia, mirando gran rendimiento de Sebastián. Es un gran jugador, la verdad. Perfecto. La próxima joya del Corona. Que estén muy bien, que Dios les bendiga. Un abrazo muy grande. Dobbiamo chiudere, dobbiamo chiudere. Gracias. Un abbraccio, sì, ci ha salutato. E un giocatore interessante dice che breve verrà anche a Napoli per parlare un po' con i club europei e magari ci incontreremo lì, chissà. Bene. Dobbiamo fermarci. Sì. Pubblicità e poi torniamo, vai. Si gonfia la rete. Si gonfia la rete. Allan verso Mertens e poi Usai. Si è allargato Milik, si accentra adesso, serve palla per Insigne, attenzione, Lorenzo Insigne prova il destro, ribattuto da Lazzari. E poi Goulam in area di rigore, taglia gol, si gonfia la rete, sorprende la retroguardia della SPAL, sempre lui, il nostro cavaliere triste, José María Callejón, Napoli 2, SPAL 1, eccola qui, la giostra del Napoli che entra in funzione anche in trasferta con il gol del cavaliere triste che è scattato in posizione regolare e ha beffato la retroguardia dello SPAL, ancora una rimonta del Napoli. Ancora Callejón che mette la firma su questo sorpasso per gli azzurri. Late fuerte el corazón quando marca Callejón. Beh, bei momenti questi dei gol di Callejón, che negli ultimi due anni sono stati davvero pochini rispetto a quelli che ci aveva abituati. Torniamo al telefono, Andrea, abbiamo qualche amico che vuole parlare. C'è Pasquale che salutiamo. Ciao Pasquale, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao. Ragazzi, complimenti sempre per la compagnia che ci fate. Grazie. No, sicuro, è la verità. Volevo dire questo, per quanto riguarda James Rodríguez, mamma mia quanto ho patito l'anno scorso. Ho detto, questo è un altro guaio che ci manderà il maestro, che era Ancelotti, a questo giocatore. Perché a me non piace proprio in assoluto, veniva tanti infortuni. Comunque non è così, volevo soltanto che possibilmente non si ricominci un'altra volta quest'anno con Cavani, perché l'anno scorso stanno ristrutturando la casa, figlia a scuola e tutto il resto, se c'hanno, mamma mia, c'hanno massacrata l'estate completa, è vero. Ma stai tranquillo che quest'estate questo non accadrà, Pasquale, quindi ma me lo auguro, mettici anche tu la mano tua, perché sono veramente dormi, sogni tranquilli, caro Pasquale. E grazie per i complimenti e per averci chiamato. Salutiamo Pasquale, andiamo a leggere un messaggio al 339-666-9990. Buonasera signor Raffaele, complimenti per la trasmissione. Stamattina su Radio Marte ho sentito una telefonata
che un ex giocatore del Napoli di nome Pietro se la passa male. Si può sapere il cognome, facciamo un appello per aiutarlo. Grazie, Forza Napoli, Franco da Maddaloni. Caro Franco, questo calciatore si chiama Pietro Puzzone e sta male, e noi, grazie a Gianni Simioli con la Radiazza, sta organizzando una cosa molto importante che coinvolgerà tanti compagni di squadra dell'epoca di Pietro Puzzone. Quindi continua ad ascoltare la Radiazza la mattina e ne saprai di più. Torniamo al telefono però, perché abbiamo un altro amico. Sì, tratta di Michele. Ciao Michele, buonasera. Buonasera ragazzi. Ciao. Volevo dire la mia sul Napoli. Allora, questa squadra secondo me è una, in Serie A è un'ottima squadra, inferiore in questo momento solo alla Juve, ma più che altro a livello individuale. Però è una squadra che con qualche innesto, qualche piccolo ritocco, l'anno prossimo potrebbe lottare per la Serie A, per lo scudetto, sperando di recuperare Gulam. E poi ieri del Verona c'era un giocatore che io non pensavo che fosse così forte, e quel centrocampista Amrabat, ieri è stato il migliore in campo. Fortissimo. Per me è sempre il migliore in campo Amrabat. No, ma per tutti e 22 giocatori è proprio il migliore in assoluto. Sì. E vabbè, dai Raffaele, ti voglio chiedere un piacere, mi puoi salutare il commercialista Raffaele Fabozzi che ti segue sempre? Ma assolutamente sì, caro Raffaele Fabozzi, ti saluto, mi raccomando non sbagliare i conti, soprattutto in questo periodo siamo tutti inguaiati, quindi mi raccomando, e attenzione alle tasse che ci fate pagare. Sentiamo un messaggio vocale. Buonasera Aurema, buonasera. Buonasera Aurema, due domande. Vai. Un voto alla partita e un voto a Gattuso da quando è venuto ad oggi. Grazie. Rosario. Rosario, rapido, alla partita metto un bel 6,5, al Napoli perché se l'è giocata da grande squadra, ha saputo gestirla e non ha dovuto neanche sforzarsi più di tanto, perché ha fatto prevalere l'aspetto tecnico del gruppo molto allargato. Il voto a Gattuso 10, ma serio, 10, perché già rimettere in sesto il Napoli che era così disastrato, e in tanti nel Napoli, non noi, nel Napoli temevano si lottasse per non retrocedere, già questo gli avrebbe concesso un voto altissimo. Ma ha vinto la Coppa Italia in questa situazione, quindi 10 e lode per Rino Gattuso. Torniamo al telefono, c'è un altro amico che vuole parlare con noi. Salutiamo Gino. Ciao Gino, buonasera anche ciao. A te. Ciao Gino. Non è poco, aggiungerei, Raffaele. Cosa? Come stai innanzitutto? Ci conosciamo, io ci siamo incontrati l'ultima volta in Svizzera. A Zurigo. Senti, volevo fare una considerazione le prossime settimane, quando passeranno per le zone mie, no? Zona alta casertana, questi ragazzi che andranno a sostenere questa squadra che in questo momento a dir poco è meraviglioso con questo trailer, no? Cosa che condividiamo penso un pochettino tutti quanti, che ha passato qualche anno più buio, perché noi oltre a fare il tifo non è una fede, no? Con questo Napoli che ci fa gioire e a volte ci fa stare un po' più tristi. Sì. In questo momento, sapendo anche qualche notizia poco felice di quella di stamattina che tu hai nominato poco fa, e spero che tutti gli ex calciatori, ma pure gli attuali, possano fare qualcosa, o anzi mettersi insieme e fare qualcosa di buono per tutte quelle persone che sono andati in cattiva stanno in un cattivo momento. Sì. Un bocca al lupo a Pietro, sicuramente, perché anche lo conosco personalmente, perché io ho rappresentato l'Associazione Italiana Volebbe quando ci stava e i Fucchi e Marillo.
con passerette, eccetera, eccetera. Quindi mi sento coinvolto in prima persona, Raffaele. È vero, va bene Gino, noi ti ringraziamo e ci sentiamo presto. Buona serata a te, andiamo a sentire anche qualche messaggio vocale che arriva al 339-666-9990. Eccolo. Dalla moto questo Ames Rodriguez. Ce la fisè. Basta, basta, prendiamo un attaccante forte. Però quell'Osimhen, sono d'accordo con voi, quello è un ragazzo che promette bene. Ma quello è forte fisicamente, è rapido, è, ha l'intelligenza tattica, è un giocatore molto tecnico. Ma magari venisse a Napoli, quello sarebbe un gran giocatore, con Mertens e Petagna si potrebbe veramente fare bene. Sì. Comunque complimenti ragazzi, forza Napoli, ciao Raffaele, ciao Andrea. Grazie, grazie a te che ci hai contattato, torniamo al telefono, abbiamo un altro amico, anche un tuo amico Andrea. Mio amico non lo so, però lo presento. Beh, Luca, se ci chiami amico pure tu, mica solo mio. Ah, certo. Ciao, ciao amico, Andrea, ciao Raffaele. Ciao, sì, sono amico di tutti e due, sono amico di tutti e due. E chiamo spesso. Bene. Raffaele, una domanda, ma secondo te, a parte il fatto che comunque abbiamo detto Gattuso cambia spesso, sta cambiando l'attaccante, ha fatto giocare Isai, che a mio parere se lo merita perché un ragazzo è comunque. Sta andando sempre tutto ogni volta che gioca, ma secondo te Gattuso ha una sua idea di 11 titolare oppure non guarda in faccia nessuno e chi gioca meglio, chi sta meglio gioca? E tutte e due cose insieme, lui c'ha l'11 titolare in testa ma non guarda in faccia nessuno, quindi se uno degli 11 non si impegna lo mette in panchina e gioca un altro, perché questa è la sua forza, la capacità di motivare anche quelli che non giocano. Perché tanto sanno che prima o poi entrano in partita, e quando dice io vorrei le 5 sostituzioni sempre, per lui sarebbe proprio il top, perché gestirebbe al 100% tutto l'organico a sua disposizione. Prima di fermarci ricordiamo come è possibile contattarci, Andrea. Lo facciamo subito, 0816363 per le vostre telefonate, 339-666-9990 invece per i WhatsApp scritti e vocali. Dopo la pubblicità continueremo a parlare con voi di quello che più preferite del momento del Napoli. A tra poco. Si gonfia la rete. Si gonfia la rete. Allora, vediamo anche qualche messaggio vocale che è arrivato poc'anzi, lo ascoltiamo pure, eccolo. Ciao Raff, ciao ragazzi, non scherziamo, Gattuso te ne fer, Gattuso te ne feracciai, Gattuso sa va su, a Gattuso è da pigliare un primo momento, un mostro Angelotti, e la Giuseppe Ritti, Gattuso è un mostro, e che il Gresso fa rispettare in due spogliatoi, si ingoppa la panchina, perciò comunque mi aiuta Giulia, io se l'ha vinciuto, non ci scordiamo che Giulietta è sempre l'off, ciao Raff. Quanto mi piace l'ironia fatta in questo modo. Buonasera Raffaele, sono Luigi, sto pensando a tutte le vedove di Ancelotti, i famosi professori del piffero, siete forti, forza Napoli. Torniamo al telefono, abbiamo un altro amico, Andrea. Abbiamo un altro amico, salutiamo subito, si tratta di Ciro. Ciao Ciro, buonasera. Buonasera Raffaele. Ciao Ciro, buonasera a te. Mamma mia, che gioia. Che felicità. La gioia che io non ti sento più, ma mi sento più male, la gioia quando tu facevi le radiocronache di Napoli. Che bei ricordi, Raffaele. E non è neanche tanto tempo fa, Ciro, purtroppo. Lo so, ma purtroppo. Così hanno voluto. A Napoli ci stanno tagliando tutto, no? E come fa? Comunque ci adattiamo con te. Anche in questi commenti che tu fai, sono molto felice di questo momento del Napoli, non contento, felice, perché stiamo vedendo un po' un gioco come si diceva dell'Italia, che difendeva e attaccava, e questo è un fatto che non è cattiveria, l'ha fatto Sacchi vincendo tutto quello che poteva vincere, se sbaglio Raffaele. L'ha fatto soprattutto Lippi quando ha vinto il mondiale del 2006. Sì, vabbè, questo era il gioco che l'Italia ci accusavano e che ci sapevano difendere.
oggi vogliono accusare questo Gattuso perché veramente è venuto come San Gennaro a Napoli. Esatto. Tu aiuto, prima era Fernipi, pazienza, come è con valore, perché ognuno chi sbaglia io lo metto fuori. E l'ha fatto. E l'ha fatto. E l'ha fatto. E da lodare perché ha avuto il coraggio di sfidare tutto lo sfogliatoio in modo da far capire chi non si allena, chi non fa l'uomo, come diciamo noi a Napoli, no, Raffaele? Sì. Non gioca. No, no, infatti è così. O vanno proprio a casa, nemmeno c'è spogliatoio. Poi, non so se questo ragazzo ieri si è entusiasmato e non si è entusiasmato, perché io, se non segno chi lo gol, secondo me aveva tre in panchina, si è mangiato un gol o faceva meretta a poco chi lo gol. Ma non perché voglio offenderlo, per amore di Dio. Anzi, è apprezzo anche questo momento di merit che sta un po' in tensione, perché noi abbiamo, cioè, De Laurentiis e sbagli, potevo dire. Ma sì, con merit penso che non ha sbagliato. E ha trovato un mostro, Spin, che veramente mi è venuto a fare finale Caiù, perché Spin ha dato tutto quello suo. O no, o mi sbaglio? Sì, sì, ma anche l'esperienza, anche merito, che l'uscita che ha fatto contro Iam, diciamo la verità, è merito di me capire che oggi è giovane, tiene tanti anni per poter giocare, e cerca che tu nei ragionamenti che fai, di dirglielo con un modo di un figlio, o no? Sì, sì, ma infatti... Ci voglio, papà. Va bene, oggi... Ciro, dai. Ci dobbiamo salutare, diamo spazio allora, a tutti. L'ultimo saluto lo voglio fare ai tifosi del Napoli, sì, di fare quelle cose che hanno fatto ultimamente, perché immagini, mi sporo il barcone a sventolare la bandiera a San Giovanni. Purtroppo ci siamo presi una colpa che meritiamo, però io ti voglio... Ciao Ciro, dai, dobbiamo salutarti davvero, perché sennò andiamo troppo in difficoltà. Sì, Paolo da Ischia: si è vinto di più in tre mesi di Gattuso che in tre anni di Sarri. Beh, questa è ruvida, però direi anche oggettivamente sincera. Sì. Torniamo al telefono. Interpretabile, ma verità. Fabio, sì, buonasera, ciao. Buonasera, proprio di questo volevo parlare. Sì. Anche se ha vinto sul, come dire, più Gattuso di Maurizio Sarri, io considero sempre il Napoli di Sarri il migliore, ti dava quella sensazione di forza, di dominio, ti lasciava tranquillo, ti dava sempre la sensazione che il Napoli potesse, come dire, prima o poi vincere la partita, era chiaramente superiore, era entusiasmante, quindi nonostante tutto io continuo a preferire il Napoli di Sarri. Non so se condividi questa mia idea. Ma guarda, per quanto riguarda la qualità del gioco, sì, direi che il Napoli di Sarri è associabile al Napoli di Vinicio, al Milan di Sacchi e all'Olanda di Kroll, Neskens e di Cruyff, per la qualità del gioco. Però diciamo che in tre anni siamo andati vicinissimi a uno scudetto che, come dice De Laurentiis, ci hanno scippato, non abbiamo vinto altro. Però per me quei tre anni resteranno per sempre nella memoria, perché mi sono divertito come raramente mi era successo in passato. Ancora al telefono, perché ci sono altri amici, Andrea. Assolutamente sì, dobbiamo dare la nostra buonasera a Daniello. Ciao Daniello. Salve, buonasera e complimenti per la trasmissione. Ciao Daniello, una grazie. Piccola domanda veloce. Raffaele, come la vedi questa situazione delle cinque sostituzioni, rimanerla anche per tutto l'anno prossimo? Diciamo, modificare il regolamento, sarà possibile? Io non lo so, però vedo che ci sono molti endorsement positivi su queste cinque sostituzioni. Poi è chiaro, mica le devi fare per forza le cinque sostituzioni. Adesso le stanno facendo perché la stagione è ricominciata dopo due mesi e più di stop, quindi ora c'è la necessità. Ma se tu hai questa possibilità, non è detto che la devi utilizzare per forza, quindi
fai due cambi, tre cambi, poi magari c'è un calciatore che si infortuna, puoi sostituirlo e non resti in 10. Io lascerei le cose come stanno e tornerei anche al telefono adesso. Da Guido, per esempio. Guido. Ciao Guido, buonasera anche a ciao. Te. Ciao. Guido! Grande, grande Auremma, senti, come anche ieri. Bene. Senti, Auremma, una domanda tecnica, scusami da competente, ma Lozano secondo me non serve a niente, ma prendere un attaccante senza sapere di cosa andiamo a prendere, non è meglio Milik, secondo te? Sì, lo ha detto anche Gattuso ieri, però se Milik non vuole rinnovare il contratto con il Napoli, lo so, ed questo, è nella lo sua so, facoltà, lo so. Vuol dire che lì non è una questione di soldi, se ne vuole andare. Secondo me ci dobbiamo rinforzare, secondo me, anche secondo te, un po' sulla sinistra, che dici? Sì, ma guarda, se Gulam torna a essere Gulam, ma che ti vuoi rinforzare? Ce l'hai già il rinforzo, ma Gulam non lo sappiamo. Lo stiamo aspettando da un po' di tempo. Sì, ma ha avuto tanti infortuni, anche importanti. Lo so, però. Ora vediamo. Vorrei rispondere all'amico di prima, noi ci difendiamo e poi attacchiamo. Difendersi è un'arte, bisogna avere i piedi buoni. Ma è così. Bisogna avere i piedi buoni. È proprio vero, hai ragione. Auremma, stammi bene, grazie. Sei fortissimo. Grazie, ciao. Grazie a te. Buona serata a Guido. Leggiamo un messaggio, signora Auremma. Buonasera e complimenti. Ma vogliamo parlare della rosa corta, tra virgolette, del Napoli? Corta? Forse è una provocazione la tua, Penso. Ci ha messo le virgolette per provocazione, anzi, infatti. Meno male che ci sono i cinque cambi, perché così Gattuso si toglie anche un po' di problemi, no? Tra virgolette, può dare spazio a gente come Gulam e come Lozano che poi magari entrano e ti chiudono anche la partita. Per il Napoli è una grande occasione e noi sappiamo benissimo, Raffaele, che De Laurentiis sono anni che chiede questo modello, perché vorrebbe vedere tutti i giocatori che acquista impiegati più spesso in campo. Non credo però, rispondendo all'amico di prima, che lo vedremo per l'anno prossimo. Sentiamo un messaggio vocale. Ragazzi, buonasera. Ciao. No, sentivo che oggi in Napoli la squadra di Gattuso segna poco, perché ci manca chi rifinisce il gioco, la rifinitura del gioco. Negli altri anni il Napoli è stato molto proficuo, cioè segnava parecchio. E però non ricordo se gli assist arrivavano da un certo Hamsik oppure Giorginio oppure giocatori che stanno ancora in rosa. Quindi il problema di rifinire il gioco per portare al gol il Napoli, anzi a più occasioni da rete, è un problema di singoli o un problema di gioco? Che domande. Beh, io credo, se posso rispondere, ma sì, tanto va bene qualsiasi risposta. Sì, il calcio è una coperta, dipende come la tiri, è corta sempre da un lato, quindi se hai molta applicazione difensiva non puoi creare, come diceva anche Prandelli prima, le 20, anzi il direttore Lucchesi, le 20 occasioni a partita che facevi prima. Io credo che dipenderà poi dai giocatori, nel senso che se tu hai qualcosa per esempio a destra dove avevi un equilibratore come Caglecon, oggi che hai tanto equilibrio, se ci metti invece di uno che equilibra, uno che rompe, vedrai che il Napoli sarà veramente molto pericoloso come sta giocando adesso, quando poi ripartirà. È giusto ricordare che oggi si completa la giornata numero 27 del campionato, si sta giocando Inter-Sassuolo e dopo 7 minuti l'Inter sta perdendo per 1-0, quindi un risultato un po' clamoroso, però la partita è ancora lunga. Chi segna se non Caputo? Ovviamente ha segnato al quarto. Abbiamo un altro amico radioascoltatore che si chiama Gino. Ciao Gino. Buonasera Raffaele. Carissimo. Amico mio, uno ti volevo fare i complimenti che non ero riuscito ancora a farli per la tua gioia più grande. E io ti ringrazio, davvero. E poi ti volevo dire, ieri mi sono imbattuto in una tua radiocronaca Napoli-Milan 2-2, gol di Dennis al 95esimo, e mi sono sentito malanata proprio come ce l'avevo. Che gioia, Raffaele, che gioia, come mi manchi. Hai ragione, erano dei bei momenti.
Mamma mia, se c'è voluto rifarti quella ora, ci vengo più. Veramente, ragione. Mamma mia, ma tu stavi in pace. Sì. Grande. Raffo, poi ti volevo chiedere una cosa che mi avete anticipato, sì, perché io stavo ascoltando. Che ne pensi se Gulam merita rispetto ancora in questo Napoli? Secondo me sì. Ma io volevo il tuo parere. Ma certamente. È un calciatore che ha avuto tante traversie, ha avuto problemi fisici. Ora che sta bene, utilizziamolo, così nelle prossime 11 partite vediamo se è il Gulam di prima o se sarà il caso di prenderne un altro nella prossima stagione. Andiamo ad ascoltare un altro messaggio vocale dei tanti arrivati. Ciao Raffaele, ciao Andrea. Ciao. Sono Marco da Milano, però onestamente inviterei i tifosi, anche alcuni addetti ai lavori, ad avere uno spirito critico costruttivo rispetto a Lozano, perché Lozano l'abbiamo visto giocare nel Messico, nel PSV, negli ultimi 2-3 anni ad altissimi livelli. Io avevo visto un giocatore fenomenale. Andiamoci piano, perché se veramente Caleon non rinnoverà con il Napoli, io non sono mica tanto convinto che Lozano non sia in grado di giocare come al posto di Caleone sulla destra. Lozano è un giocatore che sa segnare, sa andare a chiudere sul secondo palo come ha fatto ieri da calcio d'angolo, un giocatore che si inserisce, non ha paura e gol ce l'ha. Andiamo a vedere le medie gol di Lozano nel PSV. È un giocatore che secondo me può essere un altro miracolo di Gattuso. Sì. Un giocatore, un investimento dilapidato dal signor Ancelotti. Probabilmente Gattuso potrebbe fare il miracolo anche con lui, come ha fatto con tutto il Napoli. Ciao ragazzi, andiamoci piano con Lozano. No, ma sono d'accordo. Ciao ragazzi, buonasera. Anche perché noi siamo molto bravi ad incensare, ad esaltare i calciatori quando arrivano, poi dopo un periodo negativo subito a dire è un pacco, è un brocco che l'abbiamo preso a fare. Certo, la prima stagione di Lozano a Napoli è stata disastrosa, però io me lo ricordo quando il Napoli poi decise di prenderlo. Non capisco perché Ancelotti abbia voluto prenderlo per farlo giocare da attaccante centrale. Andrea lo sa bene, in Messico ancora si chiedono come sia possibile che abbia pensato di farlo giocare lì. Vabbè, poi tornare anche di Lozano nel futuro sicuramente sarà uno degli argomenti dell'estate e di settembre. Dobbiamo fermarci adesso per qualche istante e poi torniamo e parliamo anche un po' del big match di stasera che ci riguarda, che riguarda tutta la Serie A, perché si giocano pezzi importanti di Scudetto e Champions League in Atalanta-Lazio. A tra poco, pubblicità. Si gonfia la rete. Si gonfia la rete. Prima di andare a sentire cosa accadrà questa sera per quel match molto importante che ci riguarda da vicino, perché si giocherà Atalanta-Lazio, ore 21:45. Arbitro il signor Daniele Orsato, per il vostro piacere. Sentiamo un altro messaggio vocale. Ciao Raffaele, ma secondo te se all'inizio del campionato invece di Ancelotti si fosse preso Gattuso per sostituire Sarri, non sarebbe successa la rivoluzione a Napoli? Claudio da Madonna dell'Arco, ma ciao. Le rivoluzioni a Napoli io le sento sempre, ma non le ho viste mai, sinceramente, nemmeno quando il Napoli è fallito. Indubbiamente sarebbe stata una cosa per noi sorprendente, però dipende sempre tu come lo porti un allenatore qui. Se tu lo incoraggi e gli dai la forza, se il presidente dice guardate è andato via Sarri, è inutile che andiamo a prendere qualcun altro che come Benitez viene qua, fa il professore e poi otteniamo poco, è meglio che andiamo su un allenatore bravo e giovane tipo Gattuso. Però devi avere il coraggio di fare certe scelte, non sempre si hanno, perché la piazza mormora, si ribella e ti dà addosso verbalmente, sempre verbalmente, quando le cose non vanno bene. Allora Andrea, facciamo una cosa, spostiamoci
sul fronte Atalanta-Lazio e sentiamo chi questa sera racconterà o seguirà la partita. Assolutamente sì, un paio di battute a testa per parte, diciamo così, giochiamo un po' in anticipo questo Atalanta-Lazio, lo facciamo per l'Atalanta con il collega dell'Eco di Bergamo, Matteo Spini. Ciao Matteo, buonasera. Sì, ciao, buonasera. Ciao Matteo. E ci darà un po' di ultime invece in chiave biancoceleste Luca Capriotti, corrispondente per la Lazio di calciomercato.com. Ciao Luca, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Luca, comincio proprio da te. Dopo aver visto la vittoria della Juve di ieri sera nel clan Lazio, quale sentimento alberga adesso? Beh, c'è stato grande entusiasmo intanto per la partenza della squadra dal centro sportivo di Formello, non potendo seguire ovviamente la squadra in trasferta, più di 500 tifosi si sono riversati per le strade vicino al centro sportivo. Insomma, so che da voi avete avuto piuttosto qualche polemica per quanto riguarda assembramenti vari dopo la Coppa. Bene, abbiamo avuto anche noi qualcosina, però la squadra credo che abbia ricevuto una bella, insomma, bella iniezione di fiducia e una bella carica in vista di questo match. Chiaro che la partita della Juventus, insomma, tutti si aspettavano una Juventus leggermente in difficoltà, forse più in difficoltà di quello che abbiamo visto, secondo me, al di là degli episodi arbitrali di cui possiamo discutere per ore, però è stata una Juve che ha largamente dominato la partita e ha meritato di vincere. Questo chiaramente in casa Lazio non ha fatto particolarmente piacere, una battuta d'arresto ulteriore sarebbe stato un campanello d'allarme incredibile per la squadra bianconera e sarebbe stato accolto molto bene qui a Roma. Invece voglio chiedere a Matteo, la Lazio punta a vincere in casa dell'Atalanta perché non vuole mollare e vuole inseguire ancora la Juventus, che adesso è più avanti di 4 punti, quindi con una vittoria tornerebbe a -1. L'Atalanta invece non vuole farsi raggiungere dalla Roma, che dista 6 punti, ma anche del Napoli, che zitto zitto potrebbe rifarsi sotto, o no Matteo? Sì, a livello di classifica questo è sicuramente il modo di inquadrare questa partita, nel senso che sicuramente la Lazio ha bisogno di vincere per rimanere in scena la Juventus, e paradossalmente l'Atalanta sulla carta potrebbe andare benissimo anche un punto, perché comunque ha già 6 punti di vantaggio sulla Roma, se affronterebbe la seconda classifica e non uscirebbe bene. Però questi ragionamenti si possono fare fino a un certo punto, perché l'Atalanta si è visto che non è una squadra in grado di gestire, di fare troppi calcoli e ragionamenti, una squadra che gioca sempre a mille e i risultati li ottiene in questo modo. Per cui mi aspetto comunque un'Atalanta bella sfrontata, senza fare calcoli come sempre, perché quando prova a fare qualcosa di diverso non funziona bene, e il suo segreto è proprio il contrario di questo. Per cui immagino una partita a tutti gli effetti molto interessante, sì, divertente, tra due squadre che vorranno provare a vincere. È chiaro che a livello di classifica un punto per l'Atalanta non andrebbe male, perché comunque ha già questo minimo vantaggio, 6 punti sulla Roma, poi le stesse quelle dietro, il Napoli in primis, che hanno un certo margine, però non sono troppo lontane. Certo. Sicuramente vale anche al discorso morale, nel senso che ripartire con una vittoria, l'Atalanta è già ripartita bene, perché col Sassuolo ha vinto bene, però era un'avversaria, diciamo così, contro un avversario del genere puoi acquisire ancora più entusiasmo, è ovvio. Voglio chiedere a Luca Capriotti invece quanto ci crede davvero l'ambiente Lazio. Voi, tu lavori anche alla radio, quindi hai il polso della situazione, considerando anche un calendario molto sfavorevole, considerando anche che alla penultima la Lazio ha il Napoli, all'ultima la Juve alla Roma, e so che questo crea un po' di imbarazzi, se vogliamo. Sì, creerà imbarazzi più che altro alla Roma, credo. Comunque ad ogni modo qui in casa Lazio c'è sempre un duplice polso della situazione, nel senso che da una parte c'è una fetta di tifosi che ha vissuto con grande entusiasmo la cavalcata della squadra di Inzaghi, si è fatta contagiare da tutta questa atmosfera magica che si era andata a creare, questa alchimia anche all'interno del gruppo, con le riserve che entravano e facevano gol, con Caicedo che al 94esimo la risolveva sempre, tutta una serie di situazioni ed elementi che hanno contribuito certamente a far salire un po' l'hype del tifo, la voglia di vedere questa Lazio combattere fino
alla fine. Poi c'è una parte chiaramente che invece è storicamente pessimista, perché la tifoseria della Lazio ha un nucleo storicamente pessimista e comunque cupo, che in questo momento sa benissimo che tutto quello che si è fatto fino adesso chiaramente è stato interrotto da questi mesi di stop, e che bisogna ripartire, e l'Atalanta è forse il cliente più scomodo contro cui ripartire. Parlavate di una vittoria, io credo che la Lazio in generale, e questo è un po' l'umore anche secondo me dei tifosi, tutti vorrebbero vincere a Bergamo, perché c'è straordinaria simpatia nei confronti dei tifosi dell'Atalanta da parte di quelli biancocelesti, e anche straordinaria affinità con il tecnico Gasperini, che ha insomma parecchie volte attaccato in maniera più o meno obliqua i giocatori barra l'ambiente Lazio. L'ultimo lo ricorderete quando ha definito Immobile un tuffatore, poi insomma i tifosi della Lazio hanno segnato sul loro taccuino un po' di affermazioni un po' fuori dal solito registro, ecco. Però dall'altra parte sanno tutti benissimo che un pareggio tutto sommato comunque farebbe rimanere la Juve a buona distanza, sì, perché la vera data cerchiata di rosso è quella insomma del match tra Juventus e Lazio a Torino. Vogliamo salutare Andrea. Luca. Sì, direi di ringraziarlo, ti auguro una buona serata. Aspetta, l'ultima lavoro, per Luca, vorrei chiederti, ma Ciro Immobile che fa? Prolunga con la Lazio, quindi resta a vita? Ciro Immobile è una colonna dello spogliatoio, sta benissimo a Roma, l'unica squadra che potrebbe farlo tentennare, e secondo me nel profondo lo fa tentennare, credo che voi la sappiate, e credo che sia Napoli. È proprio così, infatti credo che sia l'unica squadra per la quale Ciro Immobile potrebbe anche andare da Lotito e dire: presidente, ti prego, fammi chiudere la carriera con la squadra della mia città, ma sono sicuro che non accadrà. Grazie Luca, alla prossima. Grazie, voglio, a voi. Voglio salutare anche Matteo Spini per chiederti: mi dai un giudizio su Bosco Sutalo, perché l'ha portato a Bergamo un mio amico che mi disse: guarda, sto ragazzo vedrai che farà strada, e mi pare che anche Gasperini lo stia apprezzando adesso. È difficile il giudizio, è sospeso il suo giudizio, perché Sutalo è arrivato a fine gennaio, fine del mercato, era subito infortunato al braccio, niente di che, però non si era mai allenato con la squadra, poi c'è stata la sospensione quando lui stava per tornare in gruppo, quindi non l'abbiamo mai visto all'opera, la verità è questa, anche perché poi il regime di allenamento in questo periodo chiaramente zingogna un bunker, sì, non si può vedere niente, però quello che filtra sono voci che dicono che c'è grande considerazione per questo ragazzo, che è molto tenuto in considerazione e potrebbe essere un giocatore importante in questo finale, considerando che l'Atalanta ha pochi difensori, 5 difensori per 3 posti, con il turnover obbligatorio in questo fine stagione. Secondo me lo vedremo, e risulta che sia molto, molto ben considerato dall'allenatore e dallo staff. Ciao Matteo, grazie e buona serata, alla prossima. Ciao, grazie e buona serata a voi. Allora andrei in chiusura a sentire un po' di messaggi vocali, che dice Andrea? Ma sì, assolutamente, 339-666-9990 per provare a essere fortunatissimi e a beccarci last minute. Vai, ecco, Raffaele. Sentiamone uno. Ciao Raffaele, buonasera, sono Gino da Quarto. Ciao Gino. Allora innanzitutto mi voglio complimentare con te per la trasmissione, e poi voglio dire una cosa quando riguarda il messaggio di 2-3 giorni fa. Ti mando un messaggio dicendo che il Napoli ha la panchina, e purtroppo è così. Il Napoli quest'anno ha la panchina, e si è dimostrato ieri con una squadra, sì, diciamo messa bene in campo, un campo difficile, e il Napoli è riuscito a gestire la situazione. Sì. Voglio dire questo perché come dicono tante persone, che a Juve tenono le squadre, il Milan e l'Inter tenono 2 squadre, ma io credo che la regina delle 2 squadre è proprio il Napoli.
chissà se sarà così, caro amico mio, però lo vedremo, adesso è ripresa la stagione, ci è piaciuta questa Coppa Italia, adesso dobbiamo proseguire. 0816363 per intervenire in diretta. Sentiamo un altro messaggio vocale. Raffaele, buonasera. Ciao. Un abbraccio a te ad Andrea. Devo sapere come vedresti un trio offensivo con sulla fascia sinistra Insigne, centralmente con Mertens Petagna e sulla fascia destra Bernardeschi. Io lo seguo da un po' e mi piace tantissimo. Non so come abbia fatto ad andare alla Juve per non giocare, perché ha 3-4 di loro davanti. Bah. Che ne pensi? Beh, stai descrivendo uno scenario tutto sommato probabile, perché se il Napoli riesce a convincere la Juve a farsi dare Bernardeschi nell'affare Milik, secondo me il Napoli andrebbe a completare l'organico in maniera altamente qualificata. 0816363 339-666-9990, messaggi vocali. Buonasera Marziani, sempre Nello. Ciao Nello. Grazie sempre per la compagnia. Io proporrei per il prossimo campionato sempre le 5 sostituzioni, tra cui una per riservata a un giocatore del vivaio. Va bene, buona serata e forza Napoli, un bacione. È un po' di fantacalcio questo, e come fai a costringere un allenatore a mettere un calciatore del vivaio? Dai, ma che questo lo puoi fare in Serie C. Andiamo avanti con i messaggi. Grande Raffaele, per me Ciao. Sei sempre il numero uno. Grande merito a Gattuso, che ha dato a questo Napoli un'anima, quello che mancava, l'anima. Giustissimo. Quella che Mazzarri promise di dare a Napoli quando venne al posto di Donadoni. Questo mancava, un'anima. È proprio vero, infatti il Napoli adesso ce l'ha l'anima ed è anche una squadra molto riconoscibile quando gioca. Ancora con i messaggi. Sì. Raffaele, buonasera. Adesso che mi hai detto chi è l'arbitro di stasera, già è tutto scritto. Questo è come gli Inter Juve 3 anni fa. A Lazio è inutile che va a Bergamo, non è meglio che uscire in due campo. Tanto hai guardato, si già la pavata, orsato. Che stavi dicendo, Andrea? Vabbè, almeno l'ironia ci sta. No, voglio ricordare che al 25esimo il Sassuolo si conferma bestia nera dell'Inter San Siro, perché è ancora avanti 0-1. E prima della partita Raffaele ha parlato di Giovanni Carnevali, ha parlato ovviamente di Bogà, ha detto che è un'operazione molto importante economicamente che hanno fatto riscattandolo al 100% dal Chelsea. Abbiamo l'obiettivo di chiudere al meglio quest'anno e poi abbiamo dei calciatori importanti, tra cui Bogà, con cui vogliamo costruire e non distruggere. Di conseguenza puoi leggerla anche come alziamo il prezzo, no? Ma vedremo. Messaggi vocali. Buonasera, mi scusi, ma ci sta qualche problema con la frequenza, perché in auto non prende proprio. La mia frequenza è automatica, non è una questione di... Dipende, se stai in Toscana è difficile che tu possa ascoltare Radio Marche. Forse non so, proprio perché automatica ti sei spostato e nel frattempo è cambiata un po', non lo so. Sentiamo un altro messaggio. Ciao Raffaele, buonasera. Ciao. Raffaele, una domanda. Non pensi che forse a questa squadra per poter vincere basta quel pizzico in più di qualità, ovvero di qualche giocatore diciamo top player? Non pensi che forse De Laurentiis dovrebbe fare quel passo in più che tante volte poi è venuto meno? Grazie e buona serata. Allora, il passo in più De Laurentiis l'ha fatto organizzando questa squadra altamente competitiva. Io lo sento dire da molti di voi, il Napoli non ha più la panchina un po' zoppa, ma ha tanti calciatori che possono giocare tranquillamente titolari. L'ultimo messaggio e poi ritorniamo domani. Vai. Buonasera Rab, ciao Andrea, complimenti per la trasmissione. Volevo sapere una cosa per quanto riguarda Everton.
è Quadrato? Mi sa qualcosa, perché a me Quadrato piace tantissimo. Se partirebbe Galleone sarebbe un'ottima sostituzione. Ciao, grazie. Ma su Quadrato non ho riscontri, credo che il Napoli non sia interessato. Su Everton, vedi Andrea, tu parli di Bogà, se non ne senti più parlare tanto per il Napoli, può darsi che il Napoli stia spostando l'attenzione verso altri calciatori. E su questo mio messaggio un po' criptico possiamo anche salutare. Ma sì, ma ne abbiamo parlato ampiamente di Everton, abbiamo sempre detto che il nome era lì, a differenza di chi diceva, non so, che era da scartare perché la proprietà non era chiara. Noi abbiamo sempre detto che è lì, ma extracomunitario, e il Napoli deve scegliere quale extracomunitario vuole. Può essere Everton. Dobbiamo chiudere, Raffaele, torniamo domani come sempre 18:30 puntuale, un nuovo appuntamento di Si Confida Rete. Io ringrazio Gigi Soriani della parte tecnica, la nostra redazione splendida come sempre, e salutiamo anche il nostro capo ufficio stampa Paola di Genova. Ciao Raffa, a domani. Ci vediamo domani di nuovo, Andrea. Ora ovviamente le news, il meteo e poi tutta la musica che vi piace, tutta la musica di Radio Marte. Ciao. Si gonfia la rete.